alla nostra sfida, e cioè realizzare la 26esima rassegna del teatro internazionale. Dico lo strumento digitale quasi con un po' di remora, perché vorrei precisare che, come ci ha insegnato Todorov, noi lo abbiamo utilizzato come mezzo e non come fine, perché il nostro fine è il camminare insieme attraverso il lavoro del teatro. Per fare questo, ovviamente, la squadra è complessa e variegata e contempla innanzitutto i partner Erasmus, i partner stranieri della Spagna, e saluto Malena, della Polonia e saluto Iola, della Grecia e saluto Georgios, e della Francia e saluto Antonella. E, al di là dei partner stranieri, ai quali poi sarà dedicato un momento alla fine di questa giornata per condividere le emozioni, anche i consigli, i pareri, le valutazioni di queste tre giornate, io devo assolutamente tener conto e annoverare la professoressa Bruno, che è stata per noi ed è ancora sempre una guida esperta e sicura, la professoressa Clara De Mari, che con me collabora, la professoressa Anna Cornacchia, che segue e gestisce il laboratorio teatrale, ma con noi ci sono tantissimi compagni di strada. Quest'anno io devo citare in particolare due gruppi giovanissimi, e sono il gruppo della terza B del liceo classico e il gruppo della quarta B del liceo classico, perché grazie a loro, grazie alle loro energie, alla serenità dei loro sorrisi, anche all'orgoglio nel fare questa attività, noi abbiamo potuto raccogliere le nostre energie alla fine dell'anno scolastico e siamo riusciti a anche a divertirci, a crescere durante questa rassegna teatrale. Quindi ringrazio le loro energie e ringrazio i due esperti, Greta Sassaroli e Ezio Berloco, che avete ovviamente conosciuto per nome o intravisto in queste due giornate, che sono stati per noi proprio l'architettura che ha potuto sorreggere tutta questa complessa macchina organizzativa. Il nostro ringraziamento va soprattutto alla loro capacità di relazionarsi con tutti, con noi adulti e con i ragazzi, sempre nella maniera più giusta e più costruttiva. Oggi io sono molto onorata perché la nostra scuola, il nostro liceo ha ricevuto un dono. Non si tratta di un dono materiale, ma si tratta di un dono, possiamo dirlo, culturale. Noi abbiamo bisogno di compagni di strada che ci aiutano a comprendere che siamo nella direzione giusta e che ci guidano, ci illuminano e ci permettono pian piano, a piccoli passi anche, di essere migliori. E abbiamo avuto l'onore, attraverso altre attività, in particolare quella che si è svolta a Milano ad un festival, il Festival Tauma, dove c'era con noi, con la professoressa Cornacchia, anche il professore Alessandro Fiorella, abbiamo avuto così la casualità fortunata di incontrare un personaggio che nel mondo del teatro ha tanto da insegnare, che ha una carica umana e una sensibilità straordinaria, e ha deciso così, dopo una serie di conversazioni amichevoli avute in questo periodo, ha deciso di onorarci di un suo commento, di una sua riflessione. E io sono molto onorata, molto felice di offrire a tutti noi presenti e anche a coloro che si sono collegati la possibilità di ascoltare la riflessione sul lavoro che i nostri ragazzi hanno fatto, e la riflessione è a cura di Moni Ovadia. Good afternoon everyone. It is an honor and a responsibility for me today, for us, I would say, to start the work of the third day. We are in front of you with the awareness of how complex this organizational machine has been for us.
We wanted to realize this event, the 26th International Festival of Classical Theater for Secondary School Students. Festival of the Theater, despite everything. And we had to create a structure completely new, unknown to us, keeping together five foreign countries and many Italian schools at a distance. And it was not easy. We were not prepared for all this. No one taught us how to do. In this case, we caught Fyodorov's suggestion. Digital technology is a means and not an end. And we are sharing this experience thanks to technology. But it is not only thanks to technology. It is mainly thanks to the people who believed in us and took the challenge with us, the Erasmus partners, and our greetings now, of course, go to Mimma Bruno, our safe guide for every moment of this journey, this difficult journey, and also to the other partners, to Malena from Spain, Georgios from Greece, Alessandro from Ostuni, Yola from Poland, Antonella from France, and the students of their drama clubs, and to the Italian schools. And let us say that above all, the thanks go also to the silent works of the students of Liceo Cagnazzi, who have been working with me and Annalisa Di Vincenzo since March. 50 students who have looked after the graphics, timetables, links on Meet, YouTube, direct recordings, translations, and so on. Now, the energy and smile kept us together, and thanks also to each of them, the students of the 3rd B and 4th B of Liceo Classico Cagnazzi. And last but not least, thanks also to our competent and generous technician, Francesco Schinco, and Greta Sassaroli and Ezio Berloco, that are our friends, that have been our friends for a long time, and everyone, all the Italian schools that are now linked already know them, and also Mr. Tarantino, who represents the history, the root of this project. But we also now have another great help, that is Mr. Schinco. Also, of course, our thanks will go to the school staff in general, the headmaster, the colleagues, Mrs. Anna Cornacchia, that is in charge of the drama club, and all the people who have supported us in this very difficult travel or journey. Now, today we have a sharp and tenacious street companion, a light that we meet in that Annalisa and Mrs. Cornacchia met in Milan at Tauma Festival, and who will enlighten us today with his reflection. His time dedicated to us is a sign that we are in the right direction, that we have the responsibility to cultivate the young people who are by our side and to live together. Together, the emotion of culture. Let's listen to Moni Ovadia for the words he wanted to give us on the value of the story and of this experience. Per proporvi una mia breve riflessione su sollecitazione della vostra insegnante Annalisa Di Vincenzo per ciò che oggi viene chiamato con un irritante anglicismo storytelling. Io non ho niente contro l'inglese, è una lingua che parlo piuttosto bene, ma detesto gli anglicismi impropri. Noi abbiamo l'espressione, scusate, narrazione, o ancora meglio affabulazione. Avendo praticato il teatro che nasce da questa fonte di
ispirazione e anche da questo strumento che è la narrazione, che ci permette di fare un particolare tipo di teatro, vi propongo appunto questa mia riflessione. Un detto chassidico, il chassidismo è un movimento mistico-pietistico del mondo dell'esilio ebraico del centro-est Europa, dice: Dio ha creato l'uomo perché amava sentire raccontare storie. Ora non c'è dubbio che l'essere umano si riconosce e acquisisce un'identità, o per meglio dire le molteplici identità di cui è titolare, attraverso la narrazione, quando impara a raccontarsi. E naturalmente lo fa per un uditorio, che sia la famiglia o la tribù all'inizio, e poi l'uditorio può diventare sempre più ampio. Se facciamo un riferimento al teatro, teniamo conto che uno dei capolavori del teatro italiano del Novecento è Il mistero buffo di Dario Fo, che è proprio un'epopea di un'intera gente, di un popolo degli umili e delle loro relazioni col potere, che Dario Fo ha costruito sulle tecniche della fabulazione. Ora, noi dimentichiamo troppo spesso che anche uno dei due grandi poemi greci omerici che ci fanno studiare a scuola, l'Odissea, ci mostra che il poeta, il rapsodo cieco Omero, chi per lui, non si sa bene come siano andate le cose, forse è un precipitare in quella storia di Odisseo, di tante narrazioni. Comunque, Omero stesso fa narrare l'Odissea allo stesso Odisseo. 70% della narrazione dell'Odissea è messa in bocca ad Odisseo. E questa è un'indicazione importante, cioè chi ha vissuto l'esperienza che la narra. Si fa tramite, attraverso la narrazione, di rendere la sua esperienza patrimonio, prima locale e poi universale. Ora, quella è una narrazione trascritta, ma nulla sostituisce la narrazione orale, perché i colori della voce, le inflessioni, le pause, le emozioni si percepiscono in una narrazione attraverso il suono della voce, le inflessioni, le accensioni, le pause, i respiri, i sospiri. Per questo io ritengo che la narrazione orale sia una delle forme più alte e più nobili di trasmissione del pensiero e dell'esperienza. Negli ultimi 30 anni in particolare, il teatro italiano ha avuto molti importanti affabulatori, diciamo interpreti del teatro di narrazione: Marco Paolini, Davide Enia, Ascanio Celestini. Tutti veniamo, perché anch'io ho fatto diversi spettacoli di affabulazione, veniamo dalla grande lezione di quello che è stato il maestro di tutti, cioè il geniale Dario Fo. Ora, la narrazione è anche strumento tipico del mondo popolare, del mondo tradizionale, perché per esempio quei canti che si chiamano ballate sono una forma di narrazione cantata, ma anche i libri sacri, la Bibbia, il Vangelo, il Corano, sono narrazioni che vengono rivestite poi di uno stile liturgico. Si raccontano episodi significativi
che danno poi origine al pensiero religioso e al pensiero spirituale. Ma anche oggi noi possiamo raccontare un'epopea, potremmo metterci per esempio, non so se qualcuno di voi avrà voglia di cimentarsi, a raccontare il Covid, a fare uno spettacolo di affabulazione sul Covid, portando all'oralità della fabulazione anche ciò che è accaduto in televisione, cioè l'infernale iterazione delle stesse cose, dell'insensatezza della comunicazione televisiva, mentre la fabulazione può dare a tutto questo una coerenza e un senso. Ma si possono raccontare storie per fare capire cos'è stato il fenomeno mafioso, cosa sono state le stragi di Stato, quante storie ha l'Italia da raccontare. Oltretutto, una delle forme di narrazione più efficace, più forte, più toccante è quella che viene dai dialetti del nostro paese, che ha una ricchezza di lingue vernacole, di lingue dialettali inimmaginabile. E in certe regioni, come la Sicilia, la narrazione orale è stata codificata con un ritmo. È proprio il cunto siciliano, che ha proprio una struttura ritmica e una struttura dinamica meravigliose, che rendono il racconto un autentico capolavoro. E ci sono oggi anche giovani che hanno ereditato la tradizione del cunto, che sanno raccontare con quella tecnica meravigliosa, ed è fonte di un'ispirazione mirabile. Per cui, se avete in casa nonni o genitori che sanno raccontare in dialetto, non perdetevi l'occasione di rubare da loro il loro patrimonio di memoria. Suggetene il senso, perché poi potrete trasferirlo in vostre proposte di teatro. Io penso che il teatro sia non solo una forma straordinaria di arte scenico-rappresentativa, ma penso che sia anche uno dei pochi luoghi di verità possibile, perché il teatro è protetto dalla pietas della finzione. Lo dico con una copia di versi di un sonetto romanesco di Gigi Proietti, che si intitola Viver Teatro, dove è detto così: viver teatro dove tutto è finto, ma niente c'è de farso. Cioè, il teatro, attraverso la pietas della finzione, racconta una verità che l'uomo può fruire, anche la verità più tragica dell'orrore, perché appunto la protezione che gli deriva dalla finzione gli fa da scudo di Perseo. Certe verità sono così spaventose che potrebbero pietrificarci. Nel teatro la pietas della finzione permette anche di raccontare gli orrori più abissali, ammaestrando e non pietrificando. Potrei dirvi tantissime altre cose, ma quando ci vedremo di persona. Io sono Monio Vadia, grazie per avermi ascoltato. Bene, è stato un intervento, il suo, assolutamente coerente con quello che è il nostro obiettivo. L'obiettivo è quello di narrare, di raccontare, quest'anno più che mai, perché abbiamo deciso di lavorare con una classe in particolare, la classe terza B, e raccogliere tutto ciò che era stato conservato dei 26 anni della rassegna teatrale, che ormai è diventata una tradizione, addirittura col tempo si è arricchita e ha assunto un aspetto, un'apertura internazionale, come quest'anno. Abbiamo raccolto foto, libretti di sala, Deplian, e quindi ci scusiamo se la qualità fotografica talvolta
lascia un po' a desiderare, perché si è trattato davvero di andare a recuperare dai cassetti materiali che erano chiusi da più di 20 anni, ma per noi non conta tanto il valore qualitativo della fotografia, ma il suo valore simbolico, perché quella fotografia che testimonia il lavoro di un gruppo teatrale in quell'anno, che sia relazionato con altre scuole, ha un valore fortemente paideutico per i nostri ragazzi. Questo è quello che volevamo fare insieme, e questa narrazione, così come ce l'ha ricostruita Monio Vadia poco fa, ci fa capire che siamo nella direzione giusta, cioè quella dell'epos, del logos, del racconto, che ci ha permesso di stare insieme e di ricostruire un percorso che non è soltanto sociale, territoriale, ma è soprattutto un percorso culturale. E a questo proposito possiamo sicuramente individuare due direttrici che ci hanno guidato. Una è quella antica, ed è quella ben esplicitata da Monio Vadia, del racconto. E l'altra invece è un po' più moderna e rientra in una intelaiatura che abbiamo voluto dare alla nostra attività, ed è quella della competenza chiave 7 del quadro Entrecompte, che si traduce con imprenditorialità, o meglio imprenditività, ad indicare come nei ragazzi, soprattutto nei più giovani che stanno ancora cercando di orientarsi nel mondo del lavoro, ma anche di costruire la loro carriera e il loro percorso culturale, individuare quelle che sono le loro qualità, le loro capacità, e soprattutto costruire un percorso lavorativo che non è soltanto in primis un percorso economico, ma che assume, vibra proprio di attenzione sociale, relazionale e culturale. Bene, all'interno di questa competenza chiave, che è l'imprenditività, abbiamo cercato con il percorso di PCTO dei ragazzi di organizzare la rassegna del teatro scolastico anche quest'anno, in cui tutti ci volevano tenere lontani e noi siamo riusciti a rimanere vicini insieme. Grazie. Prima di tradurre in inglese, io darei la parola al dirigente scolastico, professor Biagio Clemente, che ci ha raggiunto, e poi sentiamo in collegamento il preside Tarantino, che è collegato con noi e con il quale abbiamo avviato questo percorso, questo lungo percorso. Now, just I will translate what Annalisa said before in a short while. In the meantime, Mr. Clemente has reached us here and he wants to greet all the partner schools that are linked with us and start to introduce the showing of the storytelling prepared by the third B, one of the two classes that are engaged in this organization. La parola al preside. Grazie. E, come dire, come ultimo giorno. Non si sente? Non si sente. Pronto? Proviamo adesso? Adesso si sente. Benissimo. Allora, ripeto, siamo all'ultima fase di questa 3 giorni, però dicevo, sono assolutamente entusiasta, lo dico con un senso di pacatezza e di tranquillità, perché al di là del fatto che ho di fronte a noi proprio l'idea di chi in questa volontà di assoluta capacità di portare avanti il teatro, parlo del nostro laboratorio, quindi giovani, sono davanti a me e veramente io vi ringrazio, cari miei studenti,
di quello che ancora una volta siete stati capaci in ogni fase di questi tre giorni di produrre accanto ai vostri docenti, accanto a chi collabora come Mimma, Bruno, per me è sempre una delle interprete principali di questo percorso. Quindi, cara Mimma, ti devo vedere qui a fianco, sennò è come se fossi in una idea distaccata. Per cortesia, ecco, allarghiamo il campo, ma voglio Mimma qui a fianco. E quindi dicevo ai nostri partner, ai nostri amici, questa idea di laboratorio come vita, come capacità di interpretazione, estrinsecazione di se stessi, quello che diceva poco fa la professoressa Di Vincenzo è illuminante. Diciamo, nessun percorso in questo liceo viene così dalla casualità. È un percorso che invece ci vede con piacere illuminati, ci vede interpreti di non solo, ecco, percorsi, basta richiamare quello che è stata l'idea principe del mio predecessore, il mio caro amico Filippo Tarantino, preside di questa scuola per tanto tempo e con tante belle idee, che oggi, ecco, con anche orgoglio, credo di interpretare nella continuità. E questo mi rende ancora più, ecco, insomma, felice, ma lo dico veramente con piacere, e questa fatica che oggi si chiuderà, ancora una volta, è per noi del liceo Cagnazzi una di quelle pietre miliari che ci portiamo dietro, e ci portiamo dietro non con fatica, con un senso, diciamo, di quasi stanchezza, no, lo dico perché vedo nei volti dei giovani brio, vivacità, effervescenza. Questo nonostante oggi una giornata che loro, stando qui, ecco, sottraggono alle relazioni con i loro pari, e questo rende ancora di più felici. Il percorso internazionale di questo 26esimo momento di come rassegna. Ringrazio veramente di cuore tutti i partner, gli spagnoli, gli amici spagnoli, gli amici francesi, gli amici che dalla Grecia con passione, insomma, ci incentivano, e che dire della Polonia. I nostri amici sono veramente splendidi per quello che, ripeto, hanno portato ad evidenza. Quindi quest'anno veramente sono ancora di più, con una nota di felicità ulteriore, ancora di più, diciamo, pronto a dire che questa 26esima rassegna sta dandoci tantissimo, seppur in un piano formalmente di distacco, perché vedo, ecco, diciamo, solamente qui davanti a noi i nostri giovani. Gli altri anni era bellissimo vederci, ecco, insomma, anche attraverso un palco scenico, attraverso un'idea di teatro vero, quando si calcano le scene effettivamente c'è l'ansia, l'emozione, tutto quello che voi volete. Però anche in questa modalità oggi credo che stiamo lasciando dei messaggi assolutamente straordinari. Quindi ben venga l'idea di continuità, seppur in questa modalità, però già pensiamo alla prossima edizione, e quindi lo dico agli amici tutti, docenti, collaboratori, ospiti, con grande piacere già pensiamo alla 27esima rassegna, che sia, diciamo, il percorso di continuità. E che vi devo dire, insomma, amico Filippo, ci sei? Filippo Tarantino, preside, dove sta? C'è, ci sta. C'è. Se Berlusconi non mi caccia di nuovo, sì. No, non ti caccia nessuno, amico mio, assolutamente. Dicevo, adesso allora, prima di darti la parola, perché ecco il segno della continuità inesorabilmente deve partire da te, caro amico Filippo, però ecco, abbiamo semplicemente qualche minuto dove adesso, ridando la parola alla professoressa Di Vincenzo, mi dicono che c'è una piccola attesa, Filippo, va bene? Quindi solo qualche minuto. Va bene, ci sono. Adesso la professoressa De Mari tradurrà naturalmente in inglese, e poi parte lo storytelling realizzato dai ragazzi, e a seguire la riflessione del preside Tarantino. Ok, just a quick introduction to the work prepared by the Third B, that is a storytelling about the international festival in their 26th
edition, and starting from the beginning and from what they have been able to collect during these few months in which we worked about this project. Mrs. Di Vincenzo before told about two main guidelines that were a sort of guide for their work. And from one side there was the ancient guideline, that is that of the narration, the story, the epos, the values of logos. And so in this direction, they, according to these guidelines, they collected the preserved material, photos, brochure of the festival, and then they sewed it together. The quality of the material sometimes is not excellent, but what matters is the value of this material. And then the other guideline is the modern one. The modern guideline refers to Competence 7 of the European framework ANTRCOMT, and it's a framework that vibrates with educational will to develop value, not only economic and social value, but above all cultural value, or rather entrepreneurship, a humanistic way of doing business. We have brought this competence in the curriculum of Liceo Cagnazzi, the classical branch, precisely, as an ability to create a job and to promote a cultural event. And so with this guide, the students have prepared this 26th edition of the International Festival of Classical Theatre for School Students. Now, let's see the storytelling, and then Mr. Tarantino, our former headmaster, will comment on what we are going to see. Enjoy the vision.